Ma no, era il grande processo lì all'Aula Bunker. Beh, è un processo che quello racconta la storia della mafia. È un processo unico perché prima di tutto incomincia e finisce, mentre i mafiosi avevano sempre la capacità di interrompere, di bloccare, erano molto potenti. Invece questo processo va a, come si dice, va a sentenza, con vari ergastoli, condanne anche grave. Poi in appello viene confermato e poi anche in Cassazione. In questo senso, mi interessava rappresentarlo in una forma che è teatrale, direi quasi operistica, è una forma tragicomica, si potremmo dire, ma anche tragica, o tragico-grottesca, in cui questi uomini, gli imputati, cercano di salvare se stessi utilizzando tutti i mezzi che loro hanno a disposizione di fare teatro, di recitare una parte, no? Però non riescono a bloccare il processo.